Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Oggi abbiamo molte notizie sull'argomento UFO. La verità è che il video di oggi è impressionante e promette molto di essere guardato. Elon Musk ha rilanciato alcune dichiarazioni in un'intervista e ha letteralmente detto che con i circa 6.000 satelliti Starlink in orbita e la mancanza di manovre evasive per evitare gli UFO dimostra l'inesistenza di visite extraterrestri. Musk è un noto scettico, non parla di UFO. Ma quello che nessuno si aspettava è la risposta di Avi Loeb, che afferma che le parole di Musk sono basate su una falsa logica. Questo lo afferma Loeb in un articolo ampio e molto interessante, commentando che il volume dello spazio occupato dai satelliti è insignificante rispetto alla galassia e che le probabilità di collisioni sono estremamente basse, anche se ci fossero molti UFO in più. In poche parole, dice che i satelliti Starlink non possono evitare o rivelare nulla perché semplicemente non sono dotati di strumenti adeguati per rivelare gli UFO. Questo in realtà lo fa il progetto Galileo, vale a dire che c'è una probabilità molto più alta che il progetto Galileo riveli UFO rispetto ai satelliti Starlink. In effetti afferma che il progetto Galileo utilizza osservatori dotati di sensori avanzati e ha anche aggiunto che potrebbero esserci un'interessante possibilità di trovare frammenti di tecnologia provenienti da un altro mondo caduti sulla Terra, simile al Tesla Raster lanciato nello spazio da SpaceX nel 2018. Loeb conclude che la ricerca di prove straordinarie richiede finanziamenti e attrezzature adeguate, suggerendo che Musk potrebbe contribuire in modo significativo a questa ricerca scientifica. Ma lasciamo stare queste scaramucce e passiamo a dichiarazioni più serie. Mi riferisco alle dichiarazioni di Carl Neal in un evento Salt E-Connection New York 2024. Ricordiamoci che Neal è un illustre leader militare in pensione precedentemente associato alla Task Force sui fenomeni anomali non identificati del governo degli Stati Uniti. Quest'uomo era un colonnello, era un alto ufficiale dell'esercito e ha studiato UFO in prima persona e ha chiarito che esistono intelligenze non umane che hanno interagito con la nostra specie. Neal ha detto: «Esiste un'intelligenza non umana. L'intelligenza non umana sta interagendo con l'umanità. Questa interazione non è nuova e accade da molto tempo e le persone non elette al governo ne sono consapevoli. Non ci sono dubbi». E qui ci facciamo la solita domanda: ma allora perché diavolo non lo riconoscono? Beh, Neal ha risposto dicendo che ci sono 6 ragioni per non riconoscerli e per non ammetterli. 1. Preoccupazione per la sicurezza nazionale. 2. Mancanza di un piano concreto. 3. Potenziale disordine sociale. 4. Possibilità di convenzioni non pubbliche con altre intelligenze. 5. Possibile irregolarità e il desiderio di nasconderli. 6. Intransigenti organizzazioni di base e mancanza di priorità sul tema. L'ufficiale militare di alto rango ha detto che potrebbe essere gestita con calma come l'energia nucleare, cioè non è classificata. Tutti la conoscono ed è attentamente controllata. Ha anche detto che è responsabile affrontare questo problema senza mezzi adeguati. Infine, ha concluso che la gente ha il diritto di conoscere la verità e che da qui al 2030 potrebbe verificarsi un'incredibile rivelazione. Da parte sua, lo scenografo ex direttore del NOAA e ammiraglio in pensione degli Stati Uniti, Tim Gallaudet, ha preso subito difesa di Carl Neal riguardo alle visite di intelligenze non umane e ha rivelato su LinkedIn che Neal è stato molto coraggioso su ciò che ha affermato. Ha anche aggiunto che la mancanza di accettazione da parte del pubblico è evidente a causa di una campagna di disinformazione da parte del governo degli Stati Uniti e che l'idea è che tutto questo venga diffuso in modo controllato. E fate attenzione, perché Gallaudet sarà uno degli informatori della prossima conferenza del Congresso degli Stati Uniti, il che è sorprendente e molto intrigante. E fate ulteriore attenzione, perché i restanti mesi dell'anno 2024 saranno estremamente entusiasmanti per quanto riguarda questo fenomeno. Ricordiamo che esiste un emendamento sulla divulgazione degli UFO del 2024 che obbligherà tutte le agenzie federali a consegnare tutta la documentazione sugli UFO prima del 20 ottobre 2024, ne ho parlato in un video precedente.
Tim Burchett, uno dei rappresentanti del Congresso, presenterà un disegno di legge che, se approvato, obbligherà addirittura il Presidente degli Stati Uniti la completa declassificazione del materiale UFO, e tutto ciò avverrà quest'anno. Quindi è molto chiaro che arriveranno cose molto importanti nel resto del 2024 e credo che siamo abbastanza vicini a sapere la verità. Resta da sapere se ammetteranno definitivamente tutto ciò che sta accadendo e se la declassificazione degli UFO ci rivelerà qualcosa di importante, oppure se manipoleranno tutti quei documenti quando saranno declassificati. Tutto questo dovrà essere guardato con una lente di ingrandimento se qualcosa è alterato. Ora volevo mostrarvi un'analisi delle prime immagini lanciate dal telescopio spaziale Euclide dell'Agenzia Spaziale Europea, che, come molti di voi sapranno, è stata lanciata nel 2023. Questo telescopio spaziale è progettato per studiare la materia e l'energia oscura nell'universo e ha catturato immagini impressionanti di miliardi di galassie in soli 24 ore di osservazione. Euclide permetterà agli scienziati di esplorare la formazione di stelle e pianeti e comprendere l'evoluzione dell'universo. Si tratta di una missione che durerà 6 anni e promette di trasformare la nostra comprensione del cosmo, rappresentando un progresso significativo nell'astronomia e nella cosmologia. La cosa bella di questo telescopio è che le sue immagini sono di un campo molto ampio, un campo molto più ampio di quello di Hubble o di quello dello James Webb. Quindi, in conclusione di questo video, vi lascio alle stupende immagini. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.